per ora. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Horizon Zero Dawn e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Rost ci ha dato il suo addio dopo averci dato l'ultima lezione dell'attestamento e ci avviamo ad entrare nel villaggio da emarginati, ma ci prestiamo a diventare audaci partecipando alla prova e cercando di vincerla. Non so quello che ci aspetta all'interno del villaggio, come tratteranno Audaci, Aloy, passare, lei ma benvenuta. Vedremo quello che accadrà. Come sempre vi lascio al gameplay, ci sentiamo alla fine del video. La maggior parte dei Nora non è come quegli idioti. Tu sei Tirsa. Chi altri se no? Vieni con me. Attendo questo giorno da molto tempo. Sul serio? Oh sì. Ma per il momento devo lasciarti. Ho altri stranieri da tenere al sicuro stasera. Tu cosa? Emissari di un'altra tribù, i Karja, venuti ad assistere alla prova nonostante i Nora li odino. Karja? Ma questo è un mio problema, ne parleremo dopo. Nel frattempo goditi la festa. Oh, lungo il sentiero a destra troverai un amico che non vede l'ora di vederti. Ma io non conosco nessuno qui. Raccontalo a lui. Parleremo più tardi. Che la dea ti protegga. Che sta succedendo? Aloy! Sei Aloy, giusto? È così che ti chiami, vero? Sei tu il vecchio amico di cui parlava Tirsa? Non ti conosco. Oh, non ti ricordi di me? Beh, è stato molto tempo fa. Mi chiamo Teb. Eri la metà di me quando mi hai salvato da una mandria di macchine. Mi ricordo. Volevi ringraziarmi. Non l'ho mai dimenticato. Ho sempre sperato di rivederti se avessi partecipato alla prova. Come vedi, non ho avuto successo come cacciatore. Servo la tribù come tessitore, invece. Creo ornamenti e corazze. In vista di questo giorno ho realizzato un abito per te. Spero ti piaccia. Quanto mi costerà? Costare? Nulla! Consideralo il grazie che ho cercato di darti anni fa. In ritardo. Ecco, ti sta alla perfezione. Grazie, Teb. Non ho mai avuto nulla del genere prima. Ora è tuo. Vedrai che offre molta più protezione di quello che indossi. Ogni abito ha i suoi vantaggi al giusto compromesso. Va bene, basta farti perdere tempo. Vai alla loggia delle matriarche se vuoi trovare Tirsa. La riconoscerai. È una grossa costruzione in legno con una folla furiosa all'esterno. Tirsa ha detto qualcosa su emissari di un'altra tribù? Sì, per questo sono arrabbiati. Sono i Karja, in visita alla Terra Sacra dopo tanti anni. Mi aspetto di vedere volare dei pomodori, forse sassi. Spero non delle lance. In ogni caso, stai attenta. Se la madre non avesse voluto che ci... Poi... Interessante. Garg, scendi subito di lì. Non ti basta essere ubriaco. Ora perché devi metterti a scalare case? Dovrete raccontarlo voi allora, quando non ci sarà un culo. In principio, non durerebbe un minuto. La madre creò ogni planeta. Aloy, di qua. Il passato deve restare passato. Fra un attimo benediremo la prova. Ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti. Da 2 anni ormai siamo in pace con i Karja. È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana. Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace. Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine. Scritto per mano del Re Sole. Vostri schiavisti! Maledetto! Ehi!
Ehi, giù la frutta! Fedeli Nora, giù la frutta! Sono Noseram, non un Karja. Quindi sarò molto franco, il 13° Re Sole era un pazzo omicida. Oh, è così. Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Karja. Ma il 13° Re Sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il 14°. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Giusto! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scusa. Giunge dalle labbra del 14° re. E quindi potreste prestargli attenzione. Grazie. Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del Re Sole Avad, 14° sovrano della stirpe raggiante. Sembra che ce l'abbia sorpresa da mia sorella. È uno degli ospiti della tua prova, che la madre di questo. L'alta matriarca Tirsa ha esagerato stavolta. Dispositivo sconosciuto rilevato. Oltre a te non ho mai visto nessuno con indosso un focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile! La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Ci hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Che cosa c'è? Scusami. Un'anomalia. Olin, vedo che ti stai dando da fare, eh? Torno fra poco. Aspetta. No, parliamo dopo. Devo andare. Wow, sembra più sbronzo di quanto pensassi. Ehi, vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa. Da quando quegli affari vanno di moda? Il suo nome è Olin. Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti. Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere. Quanto al gingillo, l'avrà rinvenuto da qualche parte. È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia. Senza offesa. A te sta benissimo. Credevo che il tuo amico finisse sotto una pioggia di frutta, ma tu hai placato gli animi. Grazie. Mai avrei pensato di farcela. I Nora sono ancora infuriati con i Karja per via dei giorni rossi. Come dargli torto? Dovrei avviarmi verso la benedizione. Già. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio. Voglio dire, sei sveglia, palesemente in gamba, e beh, andiamo, guardati. Di che cosa stai parlando? Lo sai bene. Se vorrai venire a Meridiana, cercami. Ti porterò in giro e ti presenterò alla gente. Sarebbe una nuova vita, se mai volessi. Ti presenterei perfino a mia sorella. Conosce molta più gente di me. Credevo fosse stata catturata e uccisa dall'ultimo Re Sole. Catturata, sì. Uccisa, no. Ci vuole più di qualche Karja per finire Ersa. È fuggita. E ora è il mio capitano dell'intera avanguardia. È una bella storia. Magari te la racconto davanti a un bicchiere. Comunque anch'io devo andare alla benedizione. Ci vediamo in giro, magari. Forse i Karja sono qui per fare ammenda. Non gli negherò la possibilità di farlo. Tutti sicuri. La benedizione inizierà quando i candidati saranno pronti. Aloy, vieni a prendere il tuo posto. La lanterna della preghiera è tua. L'ho fatta per te. Blasfemia. Sorelle. Candidati, davanti a voi troverete la lanterna della preghiera, creata da vostra madre. In suo onore, alziamo la fiamma.
In onore di Rost. Per avermi fatto arrivare qui. Ascoltaci! Oh, madre. Ascoltaci! Cos'è un figlio? È la speranza della madre che prende volo. Una fiamma luminosa che ascende nell'aria e fluttua libera nel vento. Che naviga nel cielo, si attema e scompare. È così che la catena di amore si tramanda di persona in persona. Tutti sanno che Tirsa... Ecco, Olin. Ho alcune domande da farti. Pensa. Tutti sanno che Tirsa... Ciao, Olin. Conosci il mio nome? Ah, te l'avrà detto Erend. Perché eri così strano quando abbiamo parlato prima? Forse sono i festeggiamenti. Non sono un tipo molto socievole. Forse dovrei tornare... Non evitare le mie domande. Va bene, seda gli animi. Non ho nulla da nascondere. Non ho mai visto nessuno con un focus. Dove l'hai trovato esattamente? In una rovina, a nord della conquista. È così che chiamiamo la patria degli Oseram. Da quelle parti c'è metallo in abbondanza. Giganti d'acciaio semisepolti. Caverne dimenticate scavate dai predecessori. Ti brillano gli occhi? Ho trovato il mio focus in una caverna come quella. Un luogo dei predecessori. Se ti sei infilata lì dentro, ne sai già quanto me. Cercali in quei luoghi le tue risposte, non da me. Cosa ci fai qui, Olin? Perché sei nella terra dei Nora? A Erend serviva un esploratore per la sua spedizione e un compagno di Bevut. Qualcuno che impedisse al sacerdote di perdersi. Quando avremo finito, tornerò a setacciare rovine. Cercherò ciarpame e raccoglierò gingilli da vendere. Così sei un esploratore? Sono solo un altro straniero. Un uomo deve pur vivere. Guadagno i miei frammenti alla corte del re. Tutto qua. Prima, mentre parlavamo, sei trasalito. Come se ti fossi fatto male. Ho spaventato. Cosa ti ha mostrato il focus? Non mi ha mostrato niente. Te l'ho detto. Era una avaria. A volte capita. Non sei un granché come bugiardo. Dai del bugiardo a tutte le persone appena conosciute. Solo a chi non dice la verità. Per le fiamme, ragazza. Sono un uomo onesto senza nulla da nascondere. Se non mi credi, sono affari tuoi, non miei. Mi sfugge qualcosa. Abbiamo questo dispositivo in comune, eppure sembri ansioso di tagliare corto. Gli amici che ho mi bastano e avanzano, ragazza. Sono a posto così. Sono abituata a essere ignorata dalla tribù. Credevo fossi diverso. Non è nulla di personale. Dico sul serio. Dovresti... pensare a divertirti stasera. Domani è un gran giorno. È sempre meglio vivere il pieno ogni momento. Ricordi quell'audace ubriaco che ballava nudo intorno al... Sono molto... Senza madre. Come hai detto? Trovati un letto, reietta, e sogna di vincere la prova. È l'unico modo che hai per farlo. Oh, questo è il dormitorio. Con te a fare la guardia credevo che fosse la latrina. La tua presenza è un insulto. Bene, bene. Ma guarda chi spunta dalla natura. La reietta senza madre. Vedo che hai ancora la cicatrice dove ti ho colpito col sasso. Quello sì che è un bel ricordo. A volte sei davvero odioso, Bast. Falla finita. Ah, e cerchi pure di vestirti da vera Nora. Ma non inganni nessuno. Quindi è così che funziona con te, eh?
È così che funziona con chiunque, Reietta. Il tuo posto è là fuori, non a cuore della madre. E non meriti di partecipare alla prova. L'unico modo che hai per sentirti forte è far sentire deboli gli altri. Ma non attacca. Mi sono allenato tutta la vita. Domani scoprirai quanto sono forte. Ho visto abbastanza. Avrai pure il corpo di un uomo, più o meno. Ma sei sempre un esile moccioso. Sai, penso spesso a quando ti ho fatto quella cicatrice. È un dolce ricordo. Lo credo bene. Se Rost non avesse deviato il mio sasso, ora ti mancherebbe un occhio. Ma immagino che tralasci sempre questa parte quando la racconti, vero? Quel giorno ti ho marchiato per la tua vergogna. Quello che hai fatto è rendermi più forte. Tu aspetta. Domani vedrai. Sì, come no. Che noia. È ora che Bast si riposi un po'. Sarai tu a restare sorpresa domani, non io. Oh, terrai la bocca chiusa. Sì che mi sorprenderei. Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. È rumorosa, puzza e la gente... è idiota. Questa gente che mi ha escluso. E ora eccomi, bloccata qui con loro. Inizierà a piacerti nei prossimi giorni. Ora riposa. Eccoci qui, ragazzi, dopo esserci avviati nel villaggio e aver conosciuto persone nuove. Abbiamo anche incontrato quel ragazzo che abbiamo salvato da piccolo. Ci troviamo qui pronti ad affrontare la prova, ma lo vedremo nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti, al prossimo video.